Ci troviamo a Compiano, uno dei borghi più belli d'Italia, con Christine e Pierangelo. E Pierangelo, che arrivano dalla Francia. Abbiamo visto prima il viaggio, un viaggio molto lungo, partito nel 2019 dalla Bretagna. E oggi sono arrivati a Compiano. Da dove è partita l'idea del viaggio e come è andato questi 2 anni abbondanti di viaggio? E durante il Covid continuate a viaggiare o vi siete? Sì, un po'. Siamo fermati durante il Covid, la prima volta siamo fermati 2 mesi. Com'è nata l'idea del viaggio? Abbiamo una conscienza ecologica veramente importante per noi. È importante di vivere in accordo con tuo cuore, non solamente fare qualche cosa per la pianeta, ma fare veramente qualcosa importante. Quindi per questo l'idea del carro e dei cavalli? Sì, perché non vogliamo più vivere in una casa con troppo di cose. Consumo di energie e cose. Sì, cosa. Vogliamo vivere in una piccola casa che è più compatibile con l'ambiente, insomma, sì. E vogliamo viaggiare e vogliamo incontrare persone per échanger, scambiare delle conoscenze, delle informazioni. Sì. Qual è stato il viaggio e il posto più interessante, più bello, che vi ha colpito di più? Tutto è bello. Non possiamo dire che qui è più bello, ma veramente tutto è bello perché quando viaggia lentamente? Sì. Tu puoi vedere cosa veramente differente che è una macchina, un camper, veloce, troppo veloce per vedere cose. E quando vede piccole cose, tutto è bello, la natura è bella, la gente, tutte le persone sono gentili. Destinazione? Sicilia. Tra quanto tempo pensate di arrivare? Non sappiamo, perché siamo liberi? Sì, liberi, non abbiamo impegni. Sì, viviamo in un spazio-tempo differente del tuo. Non abbiamo orologi. Quel giorno siamo, devo pensarci che ora sono. Ah, ci sono le cloche, che mi aiuta, ma non è quello che è importante. L'importante è di incontrare della gente. Siete proprio contenti di questa scelta di vita? Sì. È quasi 3 anni che siamo partiti e per me è l'inizio del viaggio.